Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. She was checking up for me from the game. She was singing in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, watch out. In the street, but a freak in a bed, they say. Ma come andiamo, Mauri? Come andiamo? Non la sentiamo tutta? No. Quando fa? Take that and rewind your back. But your birthday, baby, but si è diviso molto il nostro pubblico, si è diviso anche il nostro gruppo. Siete qua? Ah, mi sa che l'hanno tagliata la radio edit. Siamo divisi anche noi all'interno. Walter è un mugugnone, dice che questa canzone è brutta. Io e Fosca la difendiamo. Ah, qua, senti. Valterino. Io e Fosca la difendiamo con gli artigli questa canzone. Perché ho dei ricordi incredibili. Walter si è messo a fare la sinossi del testo. Quindi, ah, fammi vedere cosa dice. Ah, entro nel club, le donne addosso, mi si strusciano. Il mio look è bellissimo. Il mio look è molto bello. Così. Ma sì, era gli anni 2000. Fare sesso era ancora una cosa considerata okay. Era ok aver voglia di fare sesso. Buongiorno a tutti, ragazzi. Bellissima canzone. Scusami che è arrivata una domanda. Ale, ma te che bazzichi l'ambiente? Asher, che fine ha fatto? E che fine ha fatto non lo so, che fine ha fatto? Sarà in galea. Oh no, ma sì, probabilmente sì. Sai che una volta Asher l'ho visto per sbaglio, era più o meno
il periodo antecedente a IEA, nella mia famiglia, da tradizione, all'ora di pranzo si è sempre guardato Beautiful. Sì? Io già non vivevo più con i miei genitori, torno a casa un giorno per vedere Beautiful, che era una scelta più di mio padre quasi che di mia madre, cioè era mio padre l'appassionato di Beautiful, e mi ricordo che avevo visto Usher 98, 97, 98 in una puntata di Beautiful. Ma era diventato un po' un personaggio ricorrente in una puntata di Beautiful. Ma in quanto se stesso? No, mi sa che interpretava un cantante che voleva in rampa di lancio, così, però non si chiamava Usher, credo che avesse un altro nome. Sigla. È vero? Vero. È confermo. Vero, cosa faceva? Non lo so, adesso ho visto le foto. Ah, il testo lo critichiamo in due secondi, un attimo di informazione. Comunque, se vuoi un'informazione, a ottobre di quest'anno c'è scritto Usher is ready to dominare le chart. Ah sì, quindi sta tornando. Però ottobre non è successo. Non abbiamo sentito niente fino adesso. Mi sa che o è ancora lì, o è ancora lì sui blocchi di partenza. Pronto? Possiamo così mettere la sigla? Mamma mia, sì, metti sta sigla. Dai, metti sta sigla. Ecco cos'era sto silenzio. Mamma mia. Ciao baby. Buon venerdì, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Sapete che da quando ho ricominciato a fare il programma in TV, sì, riapprezzo il weekend. Perché prima i giorni erano un po'. Era sempre un weekend unico, anche stare qua in radio. Sì, è un lavoro, ma è un lavoro talmente piacevole, talmente bello stare qui con voi, che comunque non è che ti pesa. No, anche di là è piacevole, però è faticoso di là. Cioè, di là ogni giorno devi produrre cose. Beh, sì. E tu stai dicendo. Scusa. Io qua mi godo, e secondo me è la cosa, io qua mi godo proprio il clima, mi godo l'atmosfera con voi, con gli ascoltatori, cioè clima, non è che, è come essere proprio fra amici, non è che hai l'ansia della prestazione, non è che devi portare per forza qualcosa, quando hai qualcosa di buono lo porti, tipo oggi per esempio, oggi portiamo Walter Riviera, che è un esperto di intelligenza artificiale, così un po' anche a chiusura di questo periodo, di queste due settimane in cui spesso ci avete sentito parlare di intelligenza artificiale. La scorsa settimana, tra l'altro, proprio Walter era stato al mio programma, al mio late night, a parlare di intelligenza artificiale. Ieri abbiamo fatto una puntata del Giovedì Dilemma, anche un po' interrogando l'intelligenza artificiale. Oggi chiudiamo questo cerchio con lui, che ci spiega non tanto che cos'è, cioè magari anche, perché noi lo facciamo come al solito in maniera un po' superficiale, ma soprattutto cosa sarà, cosa diventerà, che cosa ci succederà, che fine faranno tanti lavori che oggi sono fatti dagli esseri umani e magari domani saranno fatti dalle macchine. Insomma, proveremo a farci dare anche un po' uno scenario futuro per mettere un po' un punto. Poi da qui in avanti l'intelligenza artificiale ormai c'è, non è più così. La salutiamo sì. E aspettiamo, stiamo lì ad aspettare di vedere che cosa succede. Ma quindi, scusa, cosa farai questo weekend? No, niente. Niente con la gn maiuscola, col gn grande, faccio niente con la gn maiuscola. Proprio per, sì, perché c'è bisogno un po', ci sono i ritmi della vita. Se avete domande o preoccupazioni o speranze legate al futuro in cui l'intelligenza artificiale entrerà sempre di più a far parte del nostro quotidiano, 347-342-5220 oppure diretta a chioccioladj.it, che è l'indirizzo email. Domanda ovviamente per Walter, che non so se lo avete visto la settimana scorsa. No, sono qui. No, il mago Walter, no, il nostro Walter Riviera. Persona molto carina, parla molto bene, spiega molto bene, capiremo. Ecco, perché poi quando ci sono questi argomenti, il dubbio è: ma dice cose che non capisco. Io mi metto sempre un po' lì, ma non è che sono troppo scemo, dice cose che... Parla bene, parla semplice, fa capire bene tutto a tutti. Quindi iniziamo col primo pezzo di oggi, che è una richiesta di Fosca. Va bene. Perché ho adesso detto che era tua. Oh, Walter, adesso parla anche Fosca. Questo, l'hai mai sentita questa espressione? Perché è una cosa proprio da spogliatoio di calcio. Sì. Cioè, non esiste una squadra di calcio, sì, secondo me, dalla terza categoria alla Serie A, dove a un certo punto arriva negli spogliatoi un giovane, sì, e i vecchi dello spogliatoio alla prima cosa che il giovane dice si gira e fanno: oh, mica adesso parla anche il Braioli. Ah, anche il Braioli parla. Tutto così per sminuirlo, di fatto, che è quello che abbiamo. Ma sì. Però è anche per creare gruppo. Sì. No, ma mi piace. Comunque, è una richiesta di Fosca. Che cosa vuoi sentire, Fosca? Io voglio sentire il singolo nuovo di Rose Villain, che si chiama La Mette, insieme a Salmo.
Mauri, puoi accontentare questa richiesta, per favore? Va bene. Adesso parla anche Fosco. Cioè, anche, le richieste, adesso, anche tossiscono anche le formiche adesso. Sì. Sì, va bene, la mette Rose Villain su Radio DJ. Pare parole non dette, pugni in pancia come te che l'ansia supplico ma non la smette. Sembra di avere le manette ma capita. Flutto sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo ma canto i pensieri in testa. Sono delle lamette, anche la droga non basta. Ma non voglio smettere. E non parlarmi della pioggia se non ti ho mai preso pugni la faccia. Io la pioggia ce l'ho nelle vene ormai. Vorrei toccarla. Yo, gli sbraghi sulla carne, non sono per il sangue, ma per vedere Italia, regola d'arte. Suonano campane, colpi di spranghe, ora che ho realizzato il mio sogno più grande. Ho messo un po' di foglie da parte, ti porterò dei fiori da Marte. Moriremo insieme e vivremo dall'altra parte, vedremo gli altri piangersi addosso fino alle scarpe. Scivola con me verso il vuoto, scavami dentro per vedere chi c'è sotto. La vita non aspetta, uccidimi in fretta, taglia la lingua alla voce che ho in testa. La cura al male arriva sempre a me, quindi dammi un bacio che sa di veleno. Sono sempre il tipo che sta sulle sue, ma la morte fa meno paura se siamo in due, yeah. I pensieri in testa sono delle lame a te. Anche la droga non basta, ma non voglio smettere. E non parlami della pioggia se non ti amo mai preso pugni la faccia. Io la pioggia ce l'ho nelle vene ormai. Vorrei toccarla. I pensieri in testa sono delle lame a te. Anche l'amore non basta, ma non voglio smettere. E non parlami della notte se non ti amo mai sento una sfiga in faccia. Io la notte ce l'ho nelle vene ormai. Vorrei toccarla. Chiedimi come stai. Contenta Foschi? Bella. Poi le canzoni nuove adesso durano pochissimo, sono brevi, 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 perché sono fatte per i ragazzini che hanno la soglia d'attenzione bassa e quindi anche le canzoni sono sempre più brevi. Però molto bella, la mette Rose Villain insieme a Salmo, no, non è Nick Riviera, è Walter Riviera. Ci hanno chiesto, ma è il dottor Riviera, quello dei Simpson? Non sei tu. No, e penso che non siamo neanche lontanamente pareti. Esatto. Sì, sei un po' meno giallo, sei un po' meno giallognolo. Esatto. Sei un po' meno giallognolo. Allora, Walter Riviera era venuto a trovarmi la settimana scorsa a Stasera c'è Cattelan, lo abbiamo invitato anche qua. Qualcuno dice anche, effettivamente mi sembra che abbiate parlato tanto dell'intelligenza artificiale, come mai questa tua ossessione riferito a me, mi chiede Gianluca, perché da quando, allora a parte che abbiamo chiamato proprio Walter per mettere un po' un punto, così quello che c'era da dire che mancava abbiamo chiamato Walter che è super esperto, mettiamo un punto e poi dalla settimana prossima andiamo avanti con le vostre vite, con le nostre vite, è da quando era uscito quel leak di quello scienziato che aveva pubblicato la sua intervista, neanche l'intervista, la sua chiacchierata con l'intelligenza artificiale, che credo fosse un programma anche un po' più complesso rispetto a quelli che adesso un po' per gioco stiamo usando più o meno tutti per fare delle piccole prove, e la sensibilità di quell'intelligenza artificiale, la ricchezza di vocabolario, la pertinenza delle risposte che una macchina dava a un essere umano, a me aveva un po' angosciato. Ne avevo parlato nei giorni immediatamente successivi con i miei amici, molti erano quasi commossi. Io dicevo, no ragazzi, questo secondo me è la cosa che ci ucciderà tutti, cioè un computer che riesce a sviluppare un carattere, una sensibilità, un'empatia del genere, unito al fatto che è un computer e quindi è più forte di noi, io la vedo come Terminator, cioè la vedo come le macchine che arrivano e ci distruggono. Poi adesso parlandone anche con Walter e avendo approfondito un po', quantomeno abbiamo tempo, però sì, insomma vorrei un po' sapere, partiamo proprio dall'inizio, okay. Intelligenza artificiale, che cos'è? Intelligenza artificiale, diciamo che è da un po' di anni che è in giro, cioè a livello istituzionale è da 60 anni che si studia, però adesso la cosa che sta un po' shakerando il mondo è l'avvento di questa nuova tipologia che è la tipologia generativa. Quindi abbiamo una intelligenza artificiale che fino a ieri, in realtà ci sono ancora le applicazioni, fa tanti calcoli matematici e quella lì è una specie di macchina dove tu gli fai una domanda e ti dà la risposta più probabile. Facci un esempio di intelligenza artificiale che era già presente nelle nostre vite ma appunto senza tutto questo clamore. Ah, ok. E se ti dicessi che la maggior parte di queste ce le portiamo in tasca, per esempio? I telefoni.
alcune applicazioni dei telefoni. Sì. Pensa per esempio all'app che ti raccomanda la prossima serie TV da guardare, certo, il prossimo prodotto da acquistare, la canzone da sentire. Come fa a raccomandartelo? Cioè, come fa a capire quali sono i tuoi gusti? Ti quindi, studia. Spotify, Amazon, le piattaforme OTT, Netflix, Prime, eccetera, eccetera, sono tutte forme di intelligenza. Alexa è una forma di intelligenza artificiale. Sì. Cioè, dietro le quinte sfruttano l'AI, l'intelligenza artificiale, per darti consigli. Questi sono nell'ambito di intrattenimento. Sì. Poi ci sono cose più serie, tipo negli ospedali. Non so se mai hai sentito parlare della telecamerina che sta in una pillola fondamentalmente, tu la ingoi e mentre scende scatta fotografie di tutto l'esofago e live becca se ci sono delle macchie, delle cose che non dovrebbero esserci. Ah, quindi malattie, tumori. Assolutamente, eccetera. Sì. Come Salto nel buio, il film, l'avevi visto da piccolo Salto nel buio? Che bello era, che lo fanno pochissimo adesso. Un film, era un film dove veniva ingoiata una pillola con all'interno, non una telecamerina, ma una miniaturizzazione di una navicella spaziale con all'interno sì, un uomo. Sì, sì, sì. Te adesso, lo ricordi? Sì, esatto, è più o meno quella roba lì. Esatto, però questa roba qui c'è già, insomma, negli ospedali tanti tipi di tumori vengono visti in anticipo rispetto ad esperti, però la cosa interessante è che benché questa intelligenza artificiale sia già a servizio e abbia già delle performance più ottimizzate rispetto magari all'esperto del caso, non li ha rimpiazzati, cioè certo, c'è sempre un discorso legale e l'ambito legale, cioè avere una tecnologia pronta, sì, dall'averla all'utilizzarla ci passano tanti passi. Quindi non è proprio così implicito. Le macchine a guida autonoma, volendo, le abbiamo già. Potrebbero già esserci. Il fatto che non ci siano, esatto, perché dal punto di vista legale. No, ma infatti io sono anche un altro grande sostenitore del fatto che capire la possibilità di un cambiamento, sia tecnologico, anche di costume e morale, capire la necessità e anche la presenza di un cambiamento non vuol dire che succeda la settimana dopo. Cioè, noi siamo abituati a ragionare sui nostri impegni. I cambiamenti avvengono all'interno di centinaia, magari di anni, no? I tempi anche della tecnologia che si sviluppa magari velocemente, sì, ma poi l'applicazione ha bisogno di tempo. Assolutamente sì. Hai detto una cosa importantissima. Infatti, secondo me, la vera sfida è culturale. Mm-hmm. Perché, innanzitutto, per me c'è un prima e un dopo ChatGPT. Cioè ci sarà ricordata come la prima e dopo. Perché? Perché fino a prima ChatGPT è quella che abbiamo usato per esempio nella puntata di ieri per rispondere alle domande del nostro pubblico. Il pubblico ci faceva delle domande sulla loro vita e noi facevamo rispondere l'intelligenza. Esatto, è quella che scrive del testo, sì, in maniera autonoma. Perché c'è un prima e un dopo? Perché prima le macchine in qualche modo siamo cresciuti sin da bambini a fidarci della calcolatrice che fa i conti giusti e quindi la macchina era un po' ok, metti nel sistema che non sbaglia. Sì. ChatGPT e queste intelligenze artificiali generative possono sbagliare perché devono imparare. Certo. Quindi e questo vuol dire che culturalmente devi essere pronto a non dar per scontato che quello che hai beccato alla macchina sia giusto. Sì, la cosa terrorizzante è però che questa possibilità di sbagliare e questa necessità di imparare le rende paradossalmente ancora più simili all'uomo. Ma già sapendo che il percorso di un uomo magari non porterà mai al compimento di una missione, quello di una macchina che deve imparare, dagli tempo e arriverà a imparare. O no? Sì e no. Nel okay, senso. Già questo mi no, mi ci sono tanti limiti. Guarda, ti faccio un esempio molto sciocco. ChatGPT, appunto, la chat che ti scrive cose in maniera più o meno sensata. Come tutte le forme di intelligenza artificiale, ti servono i dati per addestrarle. Sì. Ok? I dati cosa sono? È tutta la roba che c'è disponibile in formato digitale. Ora, io non penso che ChatGPT sappia parlare in dialetto bresciano o in dialetto calabrese. Però il giorno che qualcuno glielo insegna non sbaglierà mai più. Insegnarlo richiede tempo. Ah. Richiede tempo, richiede tante energie e poi la fruibilità. Insomma, ci sono tante dinamiche che vanno. Solo perché siamo riusciti a muovere un tassellino importante in quella direzione non vuol dire che siamo preoccupantemente, ecco, arrivati. Ok, allora mettiamo una canzone. Poi sto vedendo che stanno arrivando tante domande dagli ascoltatori. La maggior parte sono legati ovviamente al mondo del lavoro e alla competizione tra l'uomo e il computer che ci sarà nei prossimi anni. Quindi ci ascoltiamo Lizzo e poi torniamo con Walter Riviera su Radio DJ. To somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on business.
internet. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling che si sentono particolarmente minacciate. Qualcuno ha scritto: ieri sentivo mia figlia si vuole iscrivere a un talento grafico, a una scuola grafica, però sentivo dire che con l'intelligenza artificiale magari il mondo dei grafici è un mondo che potrebbe perdere un po' di posti di lavoro. Mi stavi parlando durante la canzone degli avvocati. Il giorno che sei venuto a trovarmi in trasmissione avevamo dato la notizia del primo caso in America di un imputato? Sì, no, di oh mamma mia, quando mi vengono l'intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale che svolgeva il lavoro dell'avvocato in una causa ovviamente per un reato minore, credo che fosse una multa per eccesso di velocità, però l'imputato si faceva difendere dall'intelligenza artificiale. E quindi anche gli avvocati sono un po' sul chi va là, i programmatori anche, perché hanno paura che l'intelligenza artificiale possa imparare ad autoprogrammarsi. Cosa c'è di realmente preoccupante anche in questo scenario, o magari ci sono altri che non se ne stanno accorgendo ma saranno i primi a perdere eventualmente il lavoro? Ma certamente la possibilità di avere uno strumento cui fa domande e ti risponde in maniera più o meno sensata e competente sbloccherà dei nuovi scenari a cui non eravamo sicuramente abituati. Però di nuovo bisogna contestualizzare tanto. Ci sono delle caratteristiche, per esempio l'esempio della ragazza che voleva andare a scuola come artista. Cioè tu l'intelligenza artificiale la devi di nuovo addestrare su dei dati. Leggevo oggi un articolo dove Microsoft sarebbe disposta a pagare una royalty a tutti gli artisti i cui lavori vengono utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale. Ah, ok, sì. E poi comunque forse essendo la grafica un lavoro artistico rimarrà per sempre una percentuale di unicità del tuo lavoro rispetto a quello che può fare un computer. Eh beh, direi proprio no, di sì. Quindi se tua figlia è molto brava le rimarrà comunque un'intuizione, un tratto, una caratterizzazione diversa da quella che può avere chiunque altro, computer compresi. Gli avvocati invece molto spesso si basano sulla conoscenza. Gli avvocati più bravi quali sono? Quelli che hanno più conoscenza di cose già precedentemente successe e ovviamente poi della legge. E quelli sono libri scritti, quindi una volta che tu immagazzini tutta quella conoscenza dentro un computer. Però bisogna saperla esporre quella conoscenza, bisogna avere le network, cioè le connessioni all'interno dell'ambito, cioè queste cose qui che per noi umani sembrano non aver valore perché quasi le fai senza studiare, sì, il fatto di conoscere altra gente, collaborare, in realtà sono estremamente difficili dal punto di vista computazionale. Cioè è davvero non banale il problema di rendere l'AI davvero cognitiva, perché se tu mi togli una rappresentazione digitale del mondo l'AI non sa più vedere.
Cioè tu dici l'arringa che può far vincere un avvocato grazie alla sua empatia, grazie al suo savoir-faire, grazie a volte anche alla sua capacità di ingannare. Questa cosa qui, insegnarla a un computer è molto complicata. Assolutamente sì. Ricordiamoci una cosa. Tu prima hai detto una cosa bellissima, ma che va secondo me approfondita un attimo. Cioè l'empatia, no? Di quella chat, di quella conversazione. L'empatia è nostra. Cioè noi stiamo comunque parlando con uno scatolotto che fa numeri, ok? Cioè, e noi esseri umani siamo famosi per avere questa cosa qui di empatizzare. Pensiamo all'automobile, la prima automobile che compriamo. Sì. Quando poi la vendiamo... Ci soffri come se fosse una persona. Esatto, sì. Ci salta fuori tutti i ricordi, la prima gira, la prima vacanza. Ma l'auto è sempre ferro e materiali, insomma. Sì. Cioè non ha nulla di animato. La stessa cosa succede per l'intelligenza artificiale. Cioè non dobbiamo vederla come qualcosa che... ci sta effettivamente ascoltando e sta reagendo per cercare di darci supporto. Semplicemente sta imitando qualcuno che saprebbe farlo. Sì, è che in questi casi può diventare talmente capace a imitare che vedo il pericolo di farsi ingannare molto facilmente, di confondere. Come dicevi tu, se già noi ci facciamo fregare da una macchina ed empatizziamo con un'automobile, figurati con uno schermo che però ci dà l'illusione di parlarci e di capirci. Cioè poi diventa un po' assolutamente un po' tricky. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco sempre con Walter Riviera, magari affrontiamo anche un po' il tema scuola. A cosa servirà studiare? tema scuola. Un po' di pubblicità e poi ritorniamo su Radio DJ. DJ, riavvolgi. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. I don't deserve you, in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle, wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, parole to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase. And as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song and it's sealed with a kiss. And a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my
pretty baby, I'll make your legs shake. You make me go crazy. Bentornati su Radio DJ, 12:36, stiamo parlando con Walter Riviera, esperto di intelligenza artificiale. C'ho un po' di temi che mi sono segnato qua. Christian intanto dice, a me non fanno paura le macchine, vorrei però che c'entraste il punto. Le macchine in questione sono progettate e sviluppate da poche persone per un profitto, non credo per aiutare il prossimo, ed è questo che mi fa paura. Microsoft, Elon Musk, dice Christian, non fanno le cose per beneficenza. A parte che non sono obbligati a fare le cose per beneficenza, però quando si investono anche così tanti soldi nella ricerca, durante il percorso per arrivare al risultato finale capita di trovare un sacco di cose che poi vengono utilizzate per il bene delle persone. Prima Walter diceva piccole telecamere che vengono messe dentro pillole che ti fanno delle tac molto precise, così. Esatto. Questa cosa salva delle vite, quindi poi che il fine ultimo di Elon Musk sia guadagnare, affari suoi, però con i suoi investimenti di sicuro fa cadere per strada cose che poi serviranno. Sì, ma in generale l'intelligenza artificiale proprio come strumento, cioè, è veramente a disposizione di tutti, eh? Cioè, ok che uno deve sapere un minimo di programmazione, però se uno decidesse di andare a casa oggi e costruirsi il suo modello che sa parlare con la sua voce e può registrarsi lui mentre parla, lui o lei mentre parla, cioè questa cosa qui si può fare oggi in maniera, cioè col proprio equipaggiamento, sì, quindi questa è la prima premessa. La seconda è che pensiamo agli esempi, e questi già ci sono, di questi chatbot che danno una sorta di consolazione, sì, alle persone sole, depresse, a casa, che hanno bisogno di assistenza, e parlano con questi chatbot, che di fatto sono dei chatbot, quindi non c'è l'essere umano di là, ma in qualche modo l'effetto benefico c'è. Cioè, dipende sempre da poi come si usano gli strumenti, però lo strumento in sé, uno, può essere artigianale, sì, con risultati più o meno efficaci e quindi a disposizione di tutti, e poi, insomma, l'esempio più bello è ChatGPT, non penso che ad oggi sia necessario pagare per giocarci. No, certo, e molti stanno anche citando il film Her, quello con Joaquin Phoenix, dove Joaquin Phoenix si innamorava di fatto di un sistema operativo. Questo però l'abbiamo già visto anche con le chat, esatto, sì, esatto, sì, sì, queste chat, cose qua. Le chat normali. Volevo farti una domanda sul diritto d'autore. Nella puntata in cui eri venuto di Stasera c'è Catalan, avevamo anche cantato una canzone con gli Street. L'idea originale era umana, avevamo dato noi l'impulso ovviamente alla macchina, era una canzone sul fatto che gli Street Clerks, il gruppo che suona in trasmissione da me, non era stato mai accettato a Sanremo. Abbiamo scritto questo nel computer, il computer ha tirato fuori un testo molto bello e una melodia molto bella. Esatto. Il titolo era molto bello, Se ci chiami siamo già lì. Esatto. Quello era umano, però non era dell'intelligenza artificiale. Si vede. I diritti d'autore di quella canzone, di chi sono? Nostri o dell'intelligenza artificiale? Questa è la domanda che si stanno facendo anche tanti avvocati negli Stati Uniti, che hanno iniziato delle class action, sì, proprio su questo concetto qui. Nel senso, se tu hai addestrato una macchina per generare testi di canzoni e il dataset di canzoni che hai usato per addestrarla include tutte le canzoni del mondo, sì, in qualche modo devi dare una royalty, devi pagare il contributo a tutti, cioè diciamo una società che fa capo a tutti i diritti d'autore. Però quella canzone lì non è nostra, anche se l'input è stato nostro. Ma infatti hai toccato un punto cruciale, ed è il motivo per cui quando prima dicevo dall'avere la tecnologia all'adottarla ci passano parecchi passi, e quello legale non è piccolo, non è uno scoglio indifferente, e può essere uno scoglio che scecchera e ferma tutto, perché se questa cosa non può essere regolamentata non ci fai tanto. Però come fai per esempio a saperlo? Non so, adesso l'intelligenza artificiale negli ultimi mesi, ultime settimane, insomma, è diventata molto molto popolare. Non dico già in questo Sanremo, nel prossimo Sanremo qualcuno si presenta con un testo, senza dirlo a nessuno, scritto dall'intelligenza artificiale. Puoi ritornare, è riconoscibile? Puoi ritornare alla fonte? No, lui può dire l'ho scritto io. Questo è un altro punto che è sotto discussione, sì? Nel senso che si pensa a aggiungere un bit, un modo per etichettare tutto ciò che viene generato da questi strumenti, in modo tale da poter ricondurre la fonte ad una macchina e poter applicare, insomma, la
Come quando sui documenti viene stampata sopra facsimile. Esatto. Per far capire che non sono autentici. E se non lo fai, insomma, ci sono delle ripercussioni penali. Legali. Ultimo argomento veloce, che non è proprio il tuo campo principale, però immagino che qualcosa tu ci possa dire. Il metaverso. Finiremo? Ci sarà un momento in cui tutti saranno lì piuttosto che per strada? È una scelta di ognuno. Innanzitutto dobbiamo implementarlo. Sì. E da lì. Sì, perché per adesso la salvezza è che fa un po' cagare per adesso. Sì, cioè, è molto rudimentale. Sì. È rudimentale, ma la richiesta di tecnologia, sia a livello di computazione, sia a livello di comunicazione, quindi velocità delle reti, siamo molto lontani. Ci siamo, ci si lavorerà, però io vorrei fare un appello. Allora, il metaverso in sé, volendo, è una rappresentazione totalmente digitale del mondo. Sì. Quindi una volta che hai questa rappresentazione, poi ci puoi addestrare qualsiasi modello, fondamentalmente. Però vorrei richiamare l'attenzione su una cosa importantissima. E ti ringrazio tantissimo sia per avermi invitato su Rai 2, sia qua, perché questa tematica merita rispetto, merita consapevolezza. E alla fine è una scelta nostra dedicare la nostra vita a immergerci nel metaverso, e merita il massimo rispetto in quanto scelta. È una scelta nostra non farlo. L'importante, secondo me, è non sottovalutare questa tecnologia, non prenderla come un gioco, ma capirla, perché solo sviluppando un pochino di consapevolezza in più possiamo fare delle scelte ragionate. Già più consapevoli. Un esempio banalissimo. Sì. C'è il GDPR, siamo in Europa, in Unione Europea. Il GDPR è una legge che è uscita apposta per limitare l'uso dei dati privati, sensibili. Quanta gente quando naviga accetta cookie così? Io via. Per primo, certo. Esatto. Sì, altrimenti, perché sennò diventa un lavoro leggerli tutti ogni volta. Però sì, esatto. mi rendo conto che è una cosa sbagliata. Assolutamente. Cioè, bisognerebbe essere un po' più consapevoli, perché l'altra volta stavo pensando, se uno mi chiedesse per strada il mio passaporto... Sì, glielo faresti vedere? No. No, certo. Perché mi sento un po'... Ma il nostro indirizzo email, a cui è associato fondamentalmente il 90% degli account, dei servizi di cui usufruiamo, è un passaporto digitale. Cioè, se una persona avesse accesso alle tue credenziali email, da dove piloti, il conto bancario... C'è un modo... Metti che tu adesso, dicendo questa cosa, hai risvegliato la coscienza mia e di mille altre persone che ci stanno ascoltando in questo momento. C'è un modo per fare un reset di tutti i cookies accettati nella vita? Cioè, per uno si rende conto che ha mostrato il suo passaporto digitale troppo, ritornare a un'identità un po' più nascosta dal punto di vista digitale. Allora, grazie al cielo, dicevo, siamo in Europa con il GDPR, e il GDPR prevede tra le clausole che l'utente abbia il potere di cancellare le proprie informazioni o di disiscriversi qualora lo volesse, e questi dati li possono trattenere le aziende a cui li hai dati solo per un tempo limitato. E devo essere esplicitato prima. Insomma, si può, non voglio mettere in allarme nessuno. Però è un invito alla consapevolezza d'ora in poi. Bisogna ragionare, assolutamente. Esatto. Walter, grazie mille. Grazie mille per essere passato a trovarci. Ci sentiamo Venerus, a che punto siamo arrivati? Venerus, resta qua su Radio DJ. Stabilizzarmi sulla tua frequenza. E legami col tuo corpo come fossi in astinenza. Spogliamoci di tutto, possiamo farne a meno, mi perdo nel tuo senso, quasi non sembra vero, non allontanarti dai, ascoltami, ho qualcosa da dire, trattieni il respiro, poi aspettami, vorrei un po' morire.
questa è la tua stanza. Rispiegami il motivo di ogni cosa che fai. Poi mostrami il vestito con cui sei ciò che sei. Vorrei rifare tutto, tornare un poco indietro. Lo rifarò più spesso, finché non sembra vero. Non allontanarti dai, ascoltami, ho qualcosa da dire. Trattieni il respiro e poi aspettami, vorrei un po' morire. Resta qui, sei qui che ti senti bene. Guardami, vedi che ci sono tu. Resta qui. Sì, sul discorso dei diritti d'autore, per esempio, Vittorio scriveva, però anche un essere umano, se vuol fare il cantante, magari ha, o il musicista, ha studiato musica, quindi ha studiato altri artisti che per forza gli rimangono appiccicati in qualche sinapsi del cervello, ed è un po' la stessa cosa. Lì credo che comunque sia una tua rielaborazione. L'intelligenza artificiale probabilmente va proprio a prendere dei, o perlomeno nel testo che abbiamo scritto noi, va proprio a prendere dei pezzettini e li incolla uno all'altro come se fosse un Lego. Quindi ecco, c'è un po' meno interpretazione e un po' più collage. Però stiamo commentando l'intelligenza artificiale di oggi. Cioè, secondo me tutto il discorso è quello che diventerà. È quello che diventerà, no? Cioè, no, oggi certo. È chiaro che. Dai. No, pensavo che mi stessi dicendo, però stiamo commentando l'intelligenza artificiale. Quando è tradizione, dopo che un ospite va via, commentare l'ospite. Avevamo iniziato. L'ospite. Venerdì scorso non l'abbiamo fatto con Francesco Giano. Ah no, perché. Volevo recuperare? Eh no, perché l'abbiamo tenuto, è rimasto con noi proprio fino alla fine. Quindi quando abbiamo salutato lui, siamo andati via anche noi. Invece la tradizione è sempre molto bella, invitare un ospite, e poi quando rimaniamo qua da soli, come quando uno se ne va da una stanza, sì. Cosa succede? Che tutti parlano di te tendenzialmente male. Quindi, processo all'ospite, Mauro. Il processo è questo qua. Fosca? Per no, me dai, bene, dai, per me bene, Walter Riviera bene. Sì. Io ho visto anche pubblico coinvolto. Perché era un rischio questo, eh? Cioè, comunque è un argomento che A, un po' ne abbiamo già parlato. B, un po' è molto tecnico, un po' nerd, così era un rischio, perché poi perdi la gente. Invece lui, bravo, a parlare, ha tenuto bene la gente. Tanto interesse. L'unica cosa, avevi detto che avremmo parlato un po' anche più approfonditamente della scuola. Però lì errore mio. Lì è un processo al conduttore, Mauri. Processo al conduttore. Il processo è questo qua. Allora, non completo, perché avevo detto che avrei parlato di scuola, mi sono dimenticato, però ho tirato fuori due domande che Walter stesso ha detto molto belle. Quello è vero. Forse un altro paio di messaggi di ascoltatori l'avrei letti, però... Guarda, questo è un limite. È complicato. Quando sono molto coinvolto sull'argomento, guardo lui e non mi viene da... Cioè, ho già io le cose. Cioè, t'hanno stampato 90 fogli. Non so se hai visto che, oltre a parlare, oggi avevo anche un valletto. Sì, perché allora Walter Fontana è venuto con due colleghi che sono rimasti là. Fosca li ha subito messi sotto e faceva lavorare uno dei due, gli facevi portare i fogli. Adesso anche la Fosca c'ha qualcuno sotto di lui, di lei. Cioè, questa roba è incredibile. Mauri, per me è bene, perché è uno dei pochi che entrando e uscendo ha salutato. Gli interessa solo quello, è incredibile. E ci si entra, manco mi saluti. Però è vero, di solito devo sempre farlo io questo momento con l'ospite, devo dire, guarda quello che vedi là dietro, che vedi solo dal naso in su, perché tu... Lo so. Ma perché sei tutto coperto di schermi, Mauri. Cioè, quello lì è Maurizio. Invece lui, Walter, sì. Ha salutato entrando e uscendo. Quindi, voto in più. E promosso. Con gli occhi che sorridevano. Sì, anche. No, bellissima, guarda, bellissimo tutto, bellissima persona. Allora, dai, mettiamo l'ultimo pezzo di oggi, mettiamo Rosalia e poi vi salutiamo, vi lasciamo prendere la strada verso il vostro weekend. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Baby,
mí. Y si hay un día, hoy es ese día para ser y cambiar. Ay, dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca, cuando despierte, así yo lo sabré, así yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabes tú y nadie más. Dei cookies adesso giusto in chiusura e molti dicono io li rifiuto sempre, però allora io poi non è che sono un drago. Chissà dal cosa punto di sono vista poi. Della tecnologia, no, infatti cookie, io conosco solo Cookie Monster. Ma se li rifiuti non ti fanno entrare nel sito, cioè non è che c'è un'alternativa. Anch'io se si potesse entrare nel sito che mi serve e dire certo rifiuto di questa cosa. Un ragazzo ha scritto io li rifiuto sempre. No, sei certo che se tu eri, perché io non ho mai provato a rifiutare, magari si va lo stesso. Oh, no, io quando rifiuto non mi fa poi entrare nel... Dipende, scusa, dipende. Perché rifiuti? Per vedere, perché anch'io dico, ma perché gli devo dare i miei cookies che non so neanche cosa sono? Perché vi sto dando una roba che non so neanche cos'è? Io... Però poi non mi fa navigare. Dipende quanta fretta ho di solito. Sì, sì, dai. Sì, sì. Beh, però tra sì e no, l'impegno è lo stesso, se si potesse dire no. Invece non puoi, non puoi dire no. Non lo so. Tutti insieme. Io mi diverto sempre tanto con voi, guarda, e a volte spero che sia lo stesso anche per gli ascoltatori, ma a giudicare dal nostro successo devo proprio dire di sì. Grazie mille Maurizio! Grazie a te Alessandro! Grazie anche a Walter, grazie alla Foschina, ciao. Grazie a Walter Riviera che è passato a trovarci, noi ci sentiamo sabato per il best. Puoi rifiutarlo, eh! Il best? Allora siamo scemi? Sì, c'è scritto rifiuta e continua, certo che puoi rifiutarlo e navigare, guardali. Ma allora siamo stati pazzi fino adesso? Sì. Madonna! Ci vediamo la settimana prossima da mezzogiorno a luna, come sempre, da lunedì a venerdì su DJ. Ciao!